serie bwin, tutti i colori della passione. Serie bwin che giunge alla 37esima giornata e al Braglia è tempo di Modena Juve Stabia, sfida tra due delle formazioni più in forma del torneo, con la squadra di Bergodi che viene dai tre gol rifilati a domicilio all'Empoli e naviga a metà classifica senza patemi né sogni di gloria. Discorso diverso per la formazione di Piero Braglia, che con 52 punti può ancora ambire ad un posto nei playoff che avrebbe del clamoroso. Arbitra l'incontro il signor Irrati di Pistoia. Ritmi blandi in apertura, dovuti anche alla temperatura tipicamente estiva, squadre chiuse, ed allora il tiro dalla distanza può essere una soluzione, come al nono con Di Gennaro che ci prova, ma il suo sinistro è impreciso. Al quarto d'ora si vedono gli ospiti con Dani Levicius sulla destra, vede il movimento di Zito al centro, lo serve ma spreca quest'ultimo clamorosamente, mettendo sul fondo, sul rovesciamento di fronte. Di Gennaro entra in area atterrato da Baldanzeddu, ammonito nella circostanza, calcio di rigore per il signor Irrati, che dunque decreta la massima punizione a favore del Modena. Si incarica lo stesso giocatore di scuola Milan che calcia alla destra di Seculin e fa 1-0 il gol di Di Gennaro ed il balletto con i compagni. Di Gennaro che porta dunque in vantaggio il Modena, e rivediamo nel replay la trasformazione del calcio di rigore. Dalla mezz'ora ancora Di Gennaro che potrebbe approfittare dell'errore sul rinvio di Seculin, ma il suo sinistro stavolta è tutt'altro che irresistibile, come notiamo dal replay. Verso la fine della prima frazione si vedono gli ospiti con Mezzavilla che raccoglie un pallone fuori dall'area, calcia con il sinistro, conclusione bella ma imprecisa. Poco dopo, brutta, bruttissima entrata di Molinari su Di Gennaro, rosso diretto dice il signor Irrati, sarà dunque una ripresa in salita per i campani che vanno al riposo sotto nel risultato e negli uomini in campo. La ripresa comincia con gli ospiti che inseriscono Cappelletti per Scozzarella, con Braglia che deve sopperire all'espulsione di Molinari. Il Modena gestisce il pallone affondando appena poco, ma al 58esimo Nardini riparte sulla destra, mette al centro Ardimagni, gira il pallone, arriva Cellini, bucano Mezzavilla e Seculin, e Cellini dunque raddoppia, ancora lui, ancora Cellini, decimo gol stagionale, Modena 2, Juve Stabia 0, le mani dei canarini sui tre punti di oggi. E rivediamo la conclusione con il disastro tra Mezzavilla e Seculin. Poco dopo Braglia rinuncia a Marco Sau, non in perfette condizioni, al suo posto Falcinelli, manda in campo stanco invece Bergodi al posto dell'autore del secondo gol Cellini. Al 70esimo ancora Modena in ripartenza con Nardini, cross al centro, il pallone arriva a Di Gennaro che calcia, para questa volta Seculin il tiro che era comunque centrale. Ancora Modena con Ardemagni che scatta sul filo del fuorigioco, protegge il pallone, lo mette al centro, non ci sono però compagni che possono intervenire sul pallone che finisce in fallo laterale. Al minuto 82 ancora Nardini tra i migliori dei suoi, cross dalla destra di testa, stanco, e la papera di Seculin che non riesce a trattenere il pallone. 3-0 Modena. Alla festa partecipa dunque anche il neoentrato stanco, che con questo colpo di testa fa 3-0. Gli ospiti si vedono nel finale solo grazie alla sinistra di Falcinelli, ben respinto da Caglioni, dunque decimo risultato consecutivo per il Modena con 22 punti conquistati ad impreziosire l'ottima stagione dei ragazzi di Bergodi. Si ferma la serie della Juve Stabia e per Braglia sfuma quasi definitivamente il sogno playoff, che non cancella però la straordinaria stagione delle Vespe.